Buonasera a tutti gli sportivi e appassionati di basket, tombinesi e cecinesi. Siamo qui con Coach Russo al termine di un derby infuocato, forse non bellissimo, veramente infuocato. Allora, lo so che i complimenti non fanno mai bene, si preferiscono i due punti, però credo la squadra abbia disputato un buon derby considerando delle assenze, considerando l'aver potuto schierare poco Sperduto, Ragagnin. Cosa pensa Coach di questa partita? Ma innanzitutto c'è l'interpretazione della partita, cioè preferisco parlare di quello che è stato fatto sul campo e non dei giocatori che sono assenti, che tanto alla fine nel mese di dicembre, nel mese di gennaio non siamo mai allenati e quindi preferisco stare a vedere quello che di buono succede in campo. Noi comunque è un momento assolutamente positivo nonostante tutto quello che ci stia capitando, però i ragazzi oggi hanno interpretato bene la partita, hanno fatto quello che secondo me avevamo bisogno di fare, cioè comunque nella parte difensiva togliere del timing, va bene, delle spaziature, e questo è stato fatto sicuramente molto bene. In attacco abbiamo cercato di aprire un pochino di più il campo, cercando di trovare dei vantaggi da situazioni di pick and roll. Non sempre ci siamo riusciti, però Bogdan Milojevic oggi ci ha dato un bel punto di riferimento, quindi abbiamo avuto altre situazioni anche da sfruttare e da cavalcare. Peccato perché 72-70 abbiamo sprecato due possessi, un tiro a tre punti di Pistillo e una palla persa di Zanini. Il canestro a tre punti poi di Mazzantini ci ha un pochino condannato, ma assolutamente una partita positiva, assolutamente positiva. Ora ricarichiamo le batterie e domenica ci aspetta un altro derby sicuramente impegnativo. Una domanda dal punto di vista tecnico: ho visto usato spesso in campo i due lunghi, era una cosa studiata a tavolino o è stata dettata più dall'organico un po' corto? Ma noi nell'ultimo periodo siamo anche tante volte un po' costretti, no, a fare a cavalcare dei quintetti che magari prima non avevamo mai avuto la possibilità di provare. L'assenza di Artioli è comunque pesante, Paolo Zanini secondo me è un giocatore miglioratissimo rispetto a quello che aveva fatto vedere nei primi mesi. Il lavoro che sta facendo durante la settimana è un lavoro comunque molto importante, quindi diciamo il discorso dei due lunghi è abbastanza conseguente a tutto quello che è un po' il periodo, però anche l'esigenza chiaramente di avere dei punti di riferimento in attacco un pochino più solidi invece che avere sempre comunque solo quattro piccoli che aprono il campo e che magari tirano da tre punti. Con Paolo e con Bogdan riusciamo a alternare quella che è la palla dentro, palla fuori, con spaziature assolutamente differenti rispetto a quelle che possiamo magari avere con quattro esterni sul perimetro. La classifica si è fatta un po' complicata, però una squadra che ha reagito in casa di Piombino, comunque una buona squadra, in un quarto finale dove si era trovata sotto, quindi con l'inerzia della partita stava girando, è riuscita a riportarla dalla parte sua. Questo secondo me è un buon segnale anche in previsione di una lotta a salvezza, una squadra che ha carattere. No, ma che la classifica sia assolutamente precaria, questo lo sappiamo. Il problema è che a mio modo di vedere ci sono due fattori da tenere in considerazione. Uno è il fatto che non ci sentiamo assolutamente la penultima squadra del campionato, e secondo me anche quest'anno purtroppo è un campionato falsato, è un campionato dove ci sono state delle situazioni che chiaramente non sono mai prese in considerazione, alla fine poi ne paghi le conseguenze, come è successo anche l'anno scorso. E la seconda cosa è la parte arbitrale, cioè noi abbiamo veramente una grossa problematica, ma grossa, 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 che se non riusciamo a risolverla va a danneggiare quella che poi sono i risultati e i sacrifici di tutte le società, perché poi ne pagano le conseguenze gli allenatori, i giocatori, i presidenti che comunque investono tanti soldi. Cioè il problema arbitrale è un problema enorme, catastrofico, non ci possiamo assolutamente permettere, va bene, di nasconderci dietro ai due anni di Covid. I due anni di Covid, va bene, sono pesanti per tutti, non solo per la parte arbitrale. Quindi ho bisogno che facciano un pochino più d'attenzione, bisogna che si mettano lì e pensano che ci siano delle conseguenze
va bene, nella parte societarie, perché l'anno scorso noi siamo retrocessi ingiustamente, va bene, bastava una sola vittoria per poi arrivare ai noni, va bene, quest'anno continuiamo ad avere problematiche, va bene, non sempre causate da noi. Quindi mi piacerebbe andare a valutare quello che fanno i giocatori e non sempre comunque solo, va bene, quelli che sono i demeriti, va bene, di chi francamente anche stasera magari qualcosa c'è da dire, no? Noi perdiamo di 2 all'ultimo secondo con un'infrazione di passi clamorosa, va bene, e quindi se non abbiamo un problema arbitrale in Italia dalla Serie A alla Serie B, mi dovete dire com'è possibile che tutte le domeniche tutti si lamentino. Cioè dalla 1, da cavolo, colleghi molto più blasonati di me, dalla Lega 2 alla Serie B tutti si lamentano e nessuno fa niente per risolverlo. Cioè ora una volta, 2 volte, 3 volte, alla 4ª volta, ripeto, la posizione in classifica è una posizione che ci danneggia e non sempre solo per responsabilità nostra. Ringrazio coach, le auguro a voi. Campionato. Perdonami, se è possibile, mi sono dimenticato, volevo fare tantissimi complimenti alla società di Piombino. Io ho partecipato al torneo Carnevale, ho partecipato come allenatore, ho partecipato come assistente ai tempi del Don Bosco. Non è facile dopo 2 anni, va bene, rimettersi lì e riorganizzare un torneo così. Quindi per tutta l'organizzazione e per tutto quello che è il sacrificio di una società come Piombino gli faccio tantissimi complimenti, perché è una manifestazione importante, è sempre stata molto importante, va bene, e lo sarà sempre finché c'è l'entusiasmo di poter fare le cose, va bene, come le sta facendo Piombino. Tantissimi complimenti a loro, perché la manifestazione è stupenda come ogni anno, purtroppo gli ultimi 2 anni sono stati chiaramente difficili per tutti. Veramente tanti complimenti, sinceri e onesti, perché chi mi conosce alla fine sa che sono così. Grazie. A voi.